Al visitatore di oggi, Gela appare come una città dove lo sviluppo industriale non si è tramutato in progresso civile e culturale. A prima vista si rimane colpiti dal mutamento che il paesaggio ha subito per via dell'installazione dello stabilimento petrolchimico cui ha fatto seguito un fenomeno di crescita urbanistica che si è concretizzato nella costruzione di nuovi quartieri residenziali. Ciò è avvenuto caoticamente, senza che il potere politico riuscisse a controllarne l'espansione. Le conseguenze di questa mancata pianificazione dello sviluppo edilizio sono sotto gli occhi di tutti. Palazzi privi di identità architettonica, massacro del centro storico della città, carenze relative all'assenza di servizi sociali e culturali nei nuovi insediamenti urbani. La popolazione è passata dai 40.000 abitanti degli anni 50 ai 90.000 di oggi, con problemi sempre più gravi nel campo della gestione delle strutture collettive e nella governabilità del traffico. Dal punto di vista economico, le modificazioni più rilevanti ineriscono al settore del terziario, che nell'ultimo ventennio si è sempre più caratterizzato come uno dei pilastri fondamentali dell'economia locale. Le strade del centro cittadino, colme di negozi moderni dove vengono esposte merci di vario genere, offrono uno spaccato del ruolo, non semplicemente economico ma anche culturale, esercitato dal consumo. La prima impressione che si ricava dall'osservazione del linguaggio non verbale della gente che si incontra per le strade del centro è che a Gela tutto sembra ruotare attorno all'idea di un benessere ormai duraturo. Depongono a favore di questa tesi l'affollamento riscontrabile nei centri di vendita, nei bar, nei ristoranti, nonché l'alta percentuale di automobili che ogni anno vengono acquistate. A livello del senso comune popolare, questi mutamenti che si esprimono in modo apparente e che in ogni caso non intaccano la struttura profonda della cultura delle masse, si traducono in atteggiamenti tendenti ad affermare la supremazia di Gela e dei gelesi nel contesto zonale e provinciale. Significativo a questo proposito il conflitto esploso alcuni anni fa tra Gela e Caltanissetta per l'assegnazione della sede del tribunale. Dal punto di vista ideologico, questo campanilismo assolve ad una funzione di copertura delle contraddizioni strutturali prodotte dallo sviluppo industriale, principalmente quella relativa all'eterogeneità del tessuto economico locale. Infatti, su una popolazione di 90.000 abitanti, soltanto 6.000 sono impiegati all'insediamento Anich, mentre il resto della cittadinanza vive principalmente di agricoltura. Nei vecchi quartieri del centro storico abitano ancora oggi i contadini e le loro famiglie. Strade rovinate dal tempo, poco curate igienicamente, prive di servizi civili. Qui sopravvivono gli antichi mestieri artigiani. Falegnami, barbieri, fabbri esercitano con difficoltà la loro attività produttiva in conseguenza del progressivo venir meno della loro funzione economico-sociale. La vita ha come centro la casa, organizzata secondo i canoni tipici delle abitazioni contadine. In genere una grande stanza al cui interno si svolgono tutte le attività legate alla vita quotidiana. Data la ristrettezza degli spazi interni, la strada viene a costituire un oggettivo prolungamento dell'abitazione. Un luogo dove è possibile svolgere mansioni lavorative di vario genere, la preparazione dell'estratto di pomodoro, della salsa, di quanto occorre per conservare il mosto nelle botti. Attività che presuppongono l'instaurazione di rapporti mutualistici tra membri delle famiglie che abitano nella stessa strada. Il solidarismo si pone perciò come un valore ancora oggi funzionale alla vita della comunità, un antidoto ai mali che l'affliggono. Tra di essi il più grave è dato dalla diffusione di malattie che si ritenevano definitivamente scomparse, quali il tifo e la scabbia. L'assenza nel quartiere di strutture di servizio ha un'immediata ripercussione nella vita dei bambini, i quali ripropongono una concezione ludica che si fonda sull'uso di materiali naturali come strumenti del gioco. La sabbia, gli animali, le pietre costituiscono perciò motivo di divertimento.
Le modificazioni culturali che nell'ultimo ventennio si sono registrate in questa zona sono di scarsa rilevanza e investono principalmente la sfera del consumo quotidiano, nel senso che sono penetrati anche qui gli oggetti simbolo della società dei consumi. Frigoriferi, lavatrici, automobili sono presenti in tutte le abitazioni, ma ciò non ha sostanzialmente alterato il contesto culturale tradizionale. Ciò che è accaduto nel resto della città ha determinato nel quartiere la nascita di aspirazioni e di bisogni diversi rispetto a quelli tradizionali, l'esigenza di un'abitazione moderna e della fruizione dei prodotti che il mercato capitalistico impone. La struttura dei rapporti interpersonali non si è però modificata. Nascita, matrimonio e morte sono ancora oggi vissuti secondo i canoni della ritualità tradizionale. È per questo motivo che la donna continua ad assolvere alla funzione sociale tipica delle comunità precapitalistiche, di curatrice ed organizzatrice degli aspetti esterni della vita familiare. Senti Salvatore, cos'è cambiato per via dell'insediamento Anic a Gela in questo ventennio? Molte cose sono cambiate in questo ventennio, sia in senso positivo ma anche molte cose in senso negativo. Io non so se voi già avete visto la città, il modo come è ridotta e quella che era il vecchio centro storico di Gela, il centro federiciano, che era un centro che, anche se piccolo, anche se con molti problemi, era un centro che aveva una sua dignità, aveva un suo modo di essere sul piano urbanistico, anche per alcuni aspetti interessante, la dislocazione delle piazze. Oggi, se voi avete visto la città, è ridotta a un ammasso di case, di cemento, una città non costruita, dove ci sono circa 12-13 mila costruzioni abusive, e la cifra ho detto forse perché non si riesce facilmente a individuare, ci sono 10.090 denunzie, però ci sono tante altre costruzioni abusive di gente che magari non è stata mai denunziata per aver costruito abusivamente. Sì, ma dicevo, cos'è cambiato nella cultura, in senso antropologico, nei comportamenti della gente? Io a questo stavo arrivando e volevo partire proprio dalla situazione urbanistica, perché ritengo che la situazione urbanistica corrisponde in fondo a quello che è il modo poi di pensare della gente, al modo di vivere e quindi ai cambiamenti che determina proprio in senso anche antropologico. Nel senso che intanto questa città oggi è un roggiolo diciamo di comuni, quindi di concezioni diverse, con gente che è venuta dal nord, dal centro Italia e anche da altre parti della Sicilia, avendo portato ognuno qualcosa di proprio sul piano culturale. Cosa di proprio sul piano culturale che in alcuni aspetti ha significato anche qualcosa di positivo, ma anche alcune volte qualcosa di negativo, per cui poi questa città, dinanzi ai problemi che ha subito un'involuzione tale per cui oggi ci troviamo con problemi gravissimi che influiscono anche nella cultura della gente. Lo stabilimento Anic è il centro della vita economica della città. È stato calcolato che dei 100.000 abitanti di Gela, 40.000 vivono del reddito percepito dai 6.000 operai dell'ente dello Stato. Per questo motivo, ancora oggi, per i gelesi, lavorare al petrolchimico significa acquisire, se non uno status sociale avanzato, quantomeno la sicurezza del posto di lavoro. In una situazione dominata da una forte disoccupazione giovanile, cui negli ultimi tempi si è dato sfogo attraverso un processo di emigrazione nei paesi arabi, l'Anic si viene di fatto a sostituire alle carenze dello Stato. Questo dato spiega i meccanismi clientelari che storicamente hanno regolato le assunzioni degli operai. Un meccanismo che non è stato intaccato dalla presenza di un forte e combattivo movimento sindacale, per via delle pressioni che i partiti continuano ad esercitare dall'esterno.
Ciò spiega anche la mancata nascita di una cultura industriale nella zona, che si manifesta in tutta la sua evidenza nella totale assenza di strutture atte a creare attorno all'Anich elementi di supporto. Ad esempio, i collegamenti tra Gela e il capoluogo di provincia Caltanissetta sono molto difficili per il fatto che non è stata ancora ultimata la costruzione di una superstrada che dovrebbe collegare i due importanti centri. A questo proposito è utile evidenziare dei limiti relativi alla mancanza di trasporti efficienti per gli operai che quotidianamente si riversano a Gela dai centri vicini. Come si spiegano questi ritardi? Un elemento è da rintracciare senza dubbio nella mancata elaborazione di un piano di sviluppo industriale di zona. Ciò ha impedito la nascita di una sana ed efficiente borghesia locale che avrebbe potuto esprimere una classe politica all'altezza della situazione. In assenza del piano, tutto è stato affidato all'iniziativa spontanea e di conseguenza la logica immobilistica è stata fatta propria dai dirigenti politici locali. Lo Stato e la Regione dal canto loro non hanno fatto niente per risolvere questi problemi e ciò evidentemente ha peggiorato la situazione. Sul finire degli anni 60, sull'onda del movimento rinnovatore che si andava affermando nel paese, anche gli operai di Gela hanno dato vita ad un'iniziativa sindacale che non si è limitata a richieste e rivendicazioni di natura economica, ma che ha investito il tema più generale del rapporto della fabbrica con la società gelese. Sono stati perciò affrontati i temi della condizione operaia in fabbrica, della salute, della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. Ciò all'interno di una strategia sindacale che, saldando l'economico e il politico, si faceva carico di problematiche politiche generali, quali lo sviluppo urbanistico della città, il tema dell'occupazione femminile in fabbrica, il rapporto da instaurare tra l'agricoltura e l'industria. Beh, devo dire che ho girato anche altre fabbriche, anche se non avevo l'esperienza che posso avere oggi. Uno stabilimento chimico è uno stabilimento chimico di queste dimensioni. Ti devo dire che all'inizio originariamente, cioè all'insediamento dello stabilimento, e fino almeno al 1970, le condizioni erano peggiori di quelle che non ci sono state nell'ultimo decennio. Ma questo diciamo anche grazie alle lotte dei lavoratori, alle conquiste fatte in campo, per esempio per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, per quanto riguarda le condizioni ambientali. Ma a quei tempi, cioè prima del 70, si lavorava in condizioni ancora maggiore di più disagio rispetto a quello. Non dico che ora non c'è disagio, perché un lavoratore che sta lì a fare i turni in impianti petrolchimici, a contatto con tutte le sostanze che ci possono essere in uno stabilimento chimico a livello anche di nocività, sono condizioni perché si lavora fuori a tutte le intemperie, quindi esposti anche, cioè, le condizioni di per sé sono, certo, ma in questi 10 anni abbiamo cercato di modificare anche in riferimento al problema dell'ambiente del lavoro. Nonostante le conquiste raggiunte, l'ambiente gelese risulta estremamente deteriorato dai gas e dai rifiuti liquidi che quotidianamente, dopo essere stati filtrati da apposite attrezzature, raggiungono il mare. La costa che prima dell'insediamento del petrolchimico si articolava in meravigliose insenature sabbiose è ormai inevitabilmente deteriorata. I cittadini di Gela non possono più fruire della loro spiaggia per via di una sentenza che vieta la balneazione. Lo stabilimento che è stato costruito a ridosso della città emana fumi che nelle immediate vicinanze rendono l'aria irrespirabile. Tra i costi che Gela ha dovuto pagare per la sua industrializzazione c'è indubbiamente quello della rovina delle bellezze paesaggistiche che un tempo possedeva.
Ci si interroga quindi sugli errori del passato, se non era il caso che lo stabilimento venisse installato in un'area non così immediatamente limitrofa alla città. Interrogativi e ripensamenti che sono anche il frutto di una situazione di disagio che proprio in questi giorni si è venuta a creare all'interno della fabbrica. Ne parliamo con Giuseppe Crocetta. I problemi in fabbrica. In questo momento è aperta una vertenza tra il sindacato unitario e l'ANIC. Quali i termini di questa vertenza? I termini di questa vertenza possono sembrare apparentemente dei termini così riduttivi, nel senso una battaglia attorno a due impianti, l'urea e il solfato, se si debbono chiudere o meno. In effetti la battaglia non è di questo respiro, è di più ampio respiro. È il problema se qui ci deve essere uno sviluppo a livello industriale e quindi un cambiamento profondo sul piano economico, nella nostra città e nel territorio più in generale che riguarda la zona del Gelese, o se invece bisogna andare a un ridimensionamento di tutte le attività dell'ANIC. E quindi è una battaglia in fondo di tipo meridionalistico e noi quindi non la vediamo solamente in termini così, se l'impianto o meno di urea e di solfato si chiudono, ma la vediamo nei termini che bisogna andare a scelte diverse, scelte qualificanti sul piano dell'agricoltura e quindi di un intervento dell'ANICI che possa realmente servire all'agricoltura. La questione agricola si è posta in questi anni a Gela come una delle questioni fondamentali per l'avvenire socio-economico della città. Nell'assunzione di essa ha contribuito enormemente lo sviluppo della sericoltura, che ha sconvolto le tecniche tradizionali di produzione. Le nuove metodologie, già ampiamente sperimentate nelle campagne del Ragusano, offrono la possibilità di aumentare la quantità dei prodotti e di migliorarne la qualità. Per i contadini gelesi si tratta di un fatto innovativo che può determinare una svolta nella loro vita. In questo senso i primi risultati cominciano ad essere raggiunti. I prodotti coltivati nelle serre, che vanno dagli ortaggi ai fiori, vengono già richiesti sul mercato nazionale e c'è quindi bisogno di strutture, mezzi tecnici e incentivi. Si tratta innanzitutto di creare a Gela degli insediamenti industriali legati alla manifattura conserviera che consentano ai prodotti di essere commercializzati in loco. Queste iniziative dovrebbero ruotare attorno alla formazione di un vasto ed articolato movimento cooperativo che potrebbe offrire ai giovani disoccupati la possibilità di un inserimento stabile e duraturo nel mercato del lavoro. Anche qui la risoluzione del problema non può prescindere da una visione complessiva dello sviluppo economico, nel senso che va trovato un equilibrio ed un interscambio tra la produzione industriale e quella agricola. Da questo punto di vista risulta estremamente grave la decisione presa dall'ANIC di chiudere due reparti, dove venivano confezionati il solfato e l'urea, due concimi di cui le campagne gelesi hanno molto bisogno. Siamo andati a Macchitella, il quartiere residenziale fatto costruire dall'ANIC per i suoi operai. Alle antiche costruzioni se ne sono aggiunte di nuove, che tentano di ovviare agli inconvenienti che i primi insediamenti voluti dall'ingegner Mattei presentavano. Tra questi inconvenienti, il più grosso era dato dall'assenza di balconi delle case, che erano state costruite secondo i canoni delle abitazioni settentrionali. Tetti spioventi, finestre verdi, appartamenti dotati dei servizi fondamentali per condurre una vita civile. Le abitazioni recenti hanno superato questo schema, proponendo un'architettura di stile mediterraneo e perciò più incline alla cultura e al temperamento dei siciliani. Nel quartiere funzionano un ospedale, le scuole elementari e medie, gli asili nido. Un delegato dell'ANIC assolve alle funzioni di sindaco della zona, provvedendo personalmente alla cura dei giardini e degli spazi collettivi. La prima impressione che se ne ricava è perciò quella di un'area urbana che contrasta nettamente con le altre zone della città. Si rimane colpiti dalla pulizia dei viali e dal verde lussureggiante. Nel cuore del quartiere tutto è organizzato secondo i criteri di un moderno centro cittadino, negozi, bar, pasticcerie e locali ricreativi. Le strutture per il tempo libero dei lavoratori sono le uniche che in questo ventennio sono state attivate nella città di Gela e vengono direttamente gestite dai dirigenti del dopolavoro ANIC, che quotidianamente organizzano tornei di basket e di tennis. La vita religiosa ha come centro la chiesa, un'architettura esile ed essenziale, che funziona come una vera e propria parrocchia.
I gelesi hanno assunto Macchitella come simbolo di un quartiere modello. La domenica, infatti, intere famiglie vi si riversano per trascorrervi delle ore di relax. Sino ad alcuni anni fa i legami tra questo insediamento e la città erano del tutto inesistenti. Oggi lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, avvenuta in un'area limitrofa a quella dell'Anich, consente una maggiore comunicazione tra queste realtà. Sulla situazione a Macchitella ascoltiamo la testimonianza di un operaio, Orazio Greco. Siamo con Greco Orazio, un operaio dei dell'Anich che vive nel quartiere residenziale che si chiama Macchitella. Macchitella. Cioè, come si vive in questo quartiere? Alcuni dicono a Gela che si tratta di un quartiere dorato, di un ghetto dorato, è vero? Beh, questo che qualcuno dice che a Macchitella è un ghetto dorato oppure che un villaggio rispetto a Gela è diverso. Esteticamente si vede che effettivamente è diverso, però diverso in che senso? Perché questo villaggio ha due aspetti riguardo la città di Gela. Quello che prima era, prima dell'entrata delle cooperative, era considerato di questa cosa qua, che al villaggio era chiamato il villaggio delle persone più signorile. Invece non è vero, perché queste persone quando uscivano dalla fabbrica, e qua ne abbiamo possiamo dare anche atto, la Gela la sconoscono, per cui non essendo che loro appena arrivavano dal lavoro non vanno altro che, tutt'oggi ancora molta gente questo lo fanno, che si rinchiudono da se stessi con la sua famiglia. Per cui i problemi sociali loro li disconoscono completamente, quello che è la realtà di Gela. Nell'ultimo decennio il fenomeno dell'abusivismo edilizio ha travagliato la vita sociale di Gela. Intere famiglie, spinte dal bisogno di case, si sono insediate in un'area limitrofa alla città per costruirvi la propria abitazione. Col passare del tempo si è assistito al fenomeno caotico di un nuovo insediamento urbano, con conseguenze disastrose per l'avvenire urbanistico della città. Si è trattato di una vera e propria fuga dal centro storico, che come avete visto all'inizio del filmato, versa in condizioni di degrado e di abbandono. Le motivazioni che hanno spinto la gente in questi nuovi quartieri sono molteplici: l'alto prezzo dei fitti, la mancanza di case, l'alto costo degli appartamenti in vendita. Oggi nelle nuove zone si è venuta a creare una situazione insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario. Mancano infatti l'acqua e le fogne, senza che l'amministrazione si sia ancora fatta carico della risoluzione di questi problemi. Su questi temi abbiamo intervistato due abusivi. Per cercare appunto di accamparci, no? Che effettivamente non avendo una casa abbiamo cercato tutta la famiglia intera, un po' mio padre, un po' noi fratelli tutti insieme, di farci una casa da dove abitarci. E purtroppo la situazione è quella che effettivamente voi vedete, no? E siamo costretti a camminare quando è inferno qua sulle strade che poi non esistono, queste strade qua, che il fango che arriva proprio fino alle ginocchia è lì. Ma qui la luce e l'acqua, le fogne ci sono? Insomma, la luce e l'acqua l'abbiamo avuta, sì, l'abbiamo avuta, però a spese nostre, abbiamo pagato tutto noi. Anche la fogna ce l'abbiamo, sì, però l'abbiamo dovuta costruire noi con le nostre mani, di nascosto anche, per evitare appunto che il comune non avrebbe né mai partecipato, diciamo, alla costruzione di questa fogna. Perché è venuto a costruire la casa qui e non in un'altra zona del paese? Ah, perché non può attaccarlo qua, che i soldi non ci trovavano. E quale problema ha incontrato quando ha costruito la casa qui? Che era fuori casa. Che senso era fuori casa? Non aveva casa. No, costruendo la casa, quale problemi ha incontrato? E che problema? Fare una casa e mettermi in cilindro, perché chi lo dà la casa mi cava fuori. Non lasciava io mi cava fuori, no? E il comune non è intervenuto, visto che lei era un abusivo? Il comune sì, andrei a venire, mi fece la contemplazione 50 mai. E dopodiché non è successo più nulla? Niente, a posto, tutto cosa a posto. Senta, quali sono secondo lei i problemi più grossi di questo quartiere? Quali sono? Mi devi fare iniziati. A fogna,
Che dire? Nel corso delle due puntate di questo programma abbiamo tentato di offrire ai telespettatori una lettura parziale dei mutamenti che l'insediamento petrolchimico ha determinato nel senso comune della gente di Gela. Come chiave interpretativa abbiamo fatto riferimento alla nota tesi sostenuta da Pierpaolo Pasolini negli scritti corsari, secondo la quale sviluppo non vuol dire sempre, in ogni caso, progresso. Questo ci è sembrato essere il caso di Gela, una città vittima di una politica industriale che nel mezzogiorno ha dato vita a delle cattedrali nel deserto, senza con ciò ribaltare i termini tradizionali in cui storicamente le classi dominanti hanno affrontato la questione meridionale. Più precisamente, a livello strutturale, abbiamo fatto nostra la tesi che individua nell'assenza di un piano globale di sviluppo l'elemento che non ha consentito l'avvio di una politica industriale in grado di soddisfare i bisogni di tutti i cittadini gelesi. Il futuro di Gela, il suo avvenire economico, è ancora vincolato allo scioglimento di questo nodo.